Buongiorno, buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo dalle pagine ufficiali della Fondazione Intour e dell'Ardita. Oggi in questo spazio virtuale abbiamo l'onore di ospitare la presentazione di un libro dedicato a Gastone Nencini, ma lascerei da subito la parola al presidente degli Arditi del Ciclismo, Massimiliano Refi, che potrà spiegare meglio in cosa consiste questa live. Buongiorno Massimiliano. Sì, ciao Marcello. Intanto un ringraziamento doveroso alla Fondazione, ma anche a te perché per averci organizzato questa possibilità di diretta video. E niente, con oggi chiudiamo un po' questa settimana virtuale dell'Ardita. L'Ardita avremmo dovuto correrla domenica all'interno di una serie di eventi che era il Festival Bici in Fiera. Purtroppo, come sapete, per i noti eventi è stata rinviata al 2021. E noi però abbiamo pensato di non stare con le mani in mano, quindi a partire dalla scorsa settimana abbiamo iniziato a organizzare una serie di eventi virtuali e quindi nella pagina dell'Ardita sono state pubblicate le foto della manifestazione, i video e anche dei lavori inediti come la presentazione della mostra sui ciclisti aretini, il video di Vittorio Landucci, la Biblioteca del Ciclista. E per finire con l'evento di oggi, che è una primizia assoluta, una diretta Facebook all'interno della quale Giovanni Nencini, il figlio di Gastone, presenta per la prima volta il libro Sulla cresta dell'onda, Nencini quel 1960, un libro che ho avuto il piacere di leggere, che è molto interessante perché racconta non solo quel tour vinto da Gastone Nencini nel 1960, il quarto degli italiani, ma racconta anche uno spaccato dell'Italia e una storia di ciclismo e amore molto interessante. Saranno presenti con noi Giovanni Nencini, appunto, che ci parlerà del libro, ma anche il nostro avvocato Mauro Messeri, che come tutti gli anni all'interno dell'Ardita conduce l'incontro con i ciclisti. Quest'anno invece farà l'intervistatore virtuale di Giovanni Nencini e ci racconteranno delle chicche tratte dal libro e anche grazie al supporto di immagini e di video. Quindi grazie per lo spazio e lascio pure la parola a Mauro Messeri e Giovanni Nencini. Bene, allora facciamoli entrare e buon divertimento a questo punto. Grazie, buonasera a tutti. Ciao, ciao Giovanni. Ciao. Abbiamo Giovanni Nencini e l'oggetto di questa chiacchierata, di questo evento di oggi, è il libro che Giovanni ha scritto su suo padre. Il libro ovviamente è l'occasione per parlare di Gastone Nencini, un campione assoluto del ciclismo italiano, forse che gode di una fama purtroppo forse inferiore a quella che meriterebbe. Poi entreremo nelle domande, almeno questa è una opinione mia. Perché dico questo? Perché ha delle vittorie dal punto di vista ciclistico che solo i grandi, ma non solo i grandi, i grandissimi del ciclismo hanno avuto. Due vittorie su tutte, il Tour de France del 60, sul quale il libro è incentrato, e la vittoria del Giro d'Italia del 57, un giro che avrebbe potuto vincere nel 55 se uno sfortunato evento, la foratura di una gomma, non l'avesse lasciato alle spalle di Coppi e di un altro fuggitivo che praticamente gli rubarono, tra virgolette, sportivamente la vittoria di questo giro, e anche altre vittorie, un palmarès importante. 12 anni di carriera professionistica, purtroppo una vita non troppo lunga, è deceduto nel 1980, quindi ha vissuto 50 anni, però direi che sono stati 50 anni intensi. Questa è la figura in breve di Gastone Nencini. Giovanni invece è il figlio che ha trovato l'occasione di scrivere questo libro che, come diceva Massimiliano Refi, è un libro piacevole anche ai non appassionati di ciclismo. Devo fare complimenti a Giovanni perché è un libro che non è soltanto né un libro, può essere un libro di ciclismo, un libro sul campione, un libro sul Tour de France, sulla politica di quegli anni, sul il modo di fare il giornalismo sportivo in quegli anni, ma è essenzialmente una storia d'amore
di un amore complicato tra un uomo e una donna, di un amore tra il figlio e i propri genitori, di un amore tra il campione e il suo popolo e, per finire, anche di un amore tra il campione e quelli che soltanto sulla strada erano sembrati i suoi nemici. Poi a tutte queste cose ci dirà perché Giovanni Nencini. A Giovanni vorrei chiedere, ecco, come mai hai deciso di scrivere un libro su Gastone partendo dal Tour de France del 60? Per esempio, aveva vinto anche tappe, anche altre cose molto più molto importanti, tipo il Giro d'Italia aveva già vinto. Come mai il Tour del 60? Perché il 1960 per il Babbo è stato un anno fondamentale, un anno vissuto appunto, come dire, sulla cresta dell'onda. Quest'anno ricorrono per l'appunto i 60 anni dalla vittoria da quello straordinario tour, ma nello stesso anno il Babbo rischiò di vincere anche il Giro d'Italia, quindi nel 1960 avrebbe potuto realizzare una doppietta incredibile, una doppietta che avrebbe veramente lanciato nell'Olimpo del ciclismo. E gli sfuggì la vittoria al Giro d'Italia soltanto per poi secondi, 28 per l'esattezza, dopo un duello combattuto con Jacques Anquetil e che si terminò soltanto alla penultima tappa, la tappa dove c'era la famosa salita del Gavia, che per la prima volta si correva a quel Giro d'Italia, e in cui ci fu un duello stupendo fra i Babbo e Anquetil proprio sulla salita e poi lungo la discesa che conduceva a Bormio, e soltanto per una serie di circostanze il Babbo non riuscì a conquistare la maglia rosa e portarla fino a Milano. Quindi dal punto di vista sportivo un anno fantastico, ma poi per 1960 appunto il Babbo è stato altrettanto fantastico dal punto di vista personale e umano, perché proprio in quell'anno, all'inizio dell'anno, conobbe la mamma e in quell'anno iniziò questa bellissima storia d'amore che io nel libro racconto, e poi alla fine di quel 1960 nacqui anch'io per l'appunto. Quindi, come dire, per un uomo e per un atleta fu un anno fantastico. Ecco, il libro merita complimenti anche per la terza positiva, perché non è il libro di uno che per la prima volta si cimenta nella ardua impresa di scrivere qualcosa. È veramente un libro che, se viene letto come io e Massimiliano abbiamo fatto, ti colpisce anche per la narrativa, per la tecnica espositiva, perché sei stato capace di intrecciare, a dare una pennellata su Firenze degli anni 60, come se tu l'avessi vissuta in prima persona. Ci sembra un quadro, un acquarello con le botteghe degli artigiani aperte, i caffè, l'Italia che rinasceva dopo una guerra che era stata superata da poco, e sei riuscito a intrecciare un sacco di storie, ma essenzialmente due, cioè quella di tra il tuo babbo e la tua mamma che si viveva a Firenze, mettendola in parallelo con un'altra storia tra un giovane giornalista e un vecchio giornalista di 80 anni. Il giovane giornalista sarebbe stato incaricato di scrivere alla vigilia di un Tour de France una pubblicazione sul Tour e aveva deciso di scriverla sul Tour del 60, per questo che si reca a casa di questo anziano giornalista e si fa raccontare i dettagli di questo libro. Ecco, come ti è venuta in mente questa tecnica, e se ci vuoi dire un qualcosa di più su quello che succede nel libro tra il tuo babbo e la tua mamma e tra i due giornalisti? Ma allora, prima di tutto era del tempo, avevo in mente di scrivere qualche cosa, e ovviamente a 60 anni del tour era l'occasione giusta. Ci stavo lavorando da un po' di tempo, e diciamo la scintilla definitiva è scattata nel momento in cui la mamma, per la prima volta, io non ero nemmeno a conoscenza, mi ha fatto leggere le lettere che nel libro sono fedelmente riportate, cioè io le ho ricopiate come il Babbo l'ha scritte. Le lettere che Babbo scrisse alla mamma dal Tour de France del 1960 e dal Giro d'Italia di quell'anno. Delle lettere dalle quali viene fuori la figura di un uomo, di un padre, in questo caso, che non conoscevo nemmeno io. Babbo era un personaggio, come dire, molto, molto riservato, a tratti anche burbero, delle volte anche in casa. E invece dalle lettere viene fuori il personaggio, appunto, la figura di un uomo dolce, innamorato,
molto, molto sensibile. E, ed ecco, questo è stato un po' il motivo che, mi, che veramente mi ha messo davanti al, al, ad un foglio di carta e iniziare, ed iniziare a scrivere questo, questo libro. Il libro si svolge appunto su due binari paralleli, quello del racconto di quella storia d'amore fra il babbo e la mamma in questa Firenze del 1960, che io in qualche modo ho vissuto, perché l'ho vissuto da piccolo, nel 65-66, che ancora aveva dei tratti di quella Firenze lì. Firenze poi ovviamente con gli anni è scomparsa, io ho vissuto quella, quella via dei Neri, quella piazza Santa Croce, quel quartiere lì, mi ricordo delle botteghe, mi ricordo degli artigiani che ci lavoravano, mi ricordo dei, dei personaggi, quindi in qualche modo ho avuto un, nella memoria un punto di riferimento importante. La storia invece del tour viene narrata appunto da un vecchio giornalista ad un giovane giornalista. Il libro in effetti l'avevo iniziato in maniera diversa, cioè con una terza persona che raccontava di quel tour. Andando avanti però nella scrittura mi sono accorto di una cosa: scrivere, almeno per me, la volta che mi cimentavo in questa cosa, è una cosa molto personale, cioè ti mette di fronte a te stesso, eh? Sei solo con te stesso mentre scrivi. E mi stavo accorgendo che la cosa mi stava coinvolgendo molto, anche dal punto di vista, come dire, anzi, soprattutto dal punto di vista sentimentale, e, rischiando, come dire, di non rimanere troppo super partes, diciamo così, di tifare forse un po' troppo anche per la figura del babbo. Allora ho pensato che dovevo cambiare qualche cosa e mi è venuto in mente di trovare questo, questo escamotage. Quindi questo del giovane giornalista che deve scrivere questo libro, che si informa, legge, però si rende conto che non basta leggere vecchi articoli, informarsi così, e quindi trova alla fine questo, questo vecchio giornalista che appunto ha seguito per Tour de France del 1960, anche lui come prima sua esperienza come giornalista e come reporter da un tour, va a casa sua e niente, si fa raccontare questo, questo Tour de France, e fra i due, fra l'altro, durante la narrazione, l'intervista che questo ragazzo giovane fa a questo anziano collega, nasce anche una bella amicizia, una profonda amicizia. Ecco, io in presentazione ho parlato di un amore complicato, perché se ti va di parlare? No, certo, complicato perché siamo nel 1960. Il babbo era sposato con un'altra donna, la mamma era sposata con un altro uomo, quindi vi lascio immaginare nel 1960 cosa poteva fare, ricordare la vicenda di Coppi con la Dama Bianca. Ricordo di aver letto e Mina dovette scappare in Svizzera, rifugiarsi in Svizzera per il suo amore con Corrado Pani. Si rischiava per adulterio a quei tempi concretamente la prigione, la galera. Quindi insomma era un amore complicato che ovviamente rimase segreto ai più per diversi anni. Insomma, il babbo riuscì in qualche modo e la mamma riuscirono a celare questo loro rapporto, e che insomma, era molto molto difficile fare la parte avanti. Ti posso fare un esempio per darti la dimensione di come fosse complicata una situazione del genere nel 1960. Io da piccolo ho frequentato i primi anni delle elementari cambiando cognome ogni anno via via che passavo di anno in anno. Nel primo anno mi sono chiamato con il nome del marito della mia mamma, addirittura il secondo anno con il cognome, con un cognome assegnato d'ufficio dal Tribunale di Firenze, il terzo anno con il cognome della mamma, e poi infine nel 1974 la legge sul divorzio mi sono potuto finalmente chiamare con il cognome del babbo. Era la maestra molto brava, e quando ci faceva l'appello invece quando arrivava a me mi chiamava semplicemente Giovanni, non usava i cognomi. Ecco, questo per darti una dimensione della di come era complicata il rapporto di questo tipo. Sembrano secoli fa, e invece si tratta di non moltissimi anni. Ti ho chiesto questo perché poi comunque hai avuto, pur avendo la sfortuna di Gastone che è morto prematuramente, hai però avuto la fortuna di viverlo, il tuo babbo, sia come genitore sia come ciclista. Chissà quante volte gli hai chiesto delle sue imprese ciclistiche, in particolare di questo Tour de France.
E qui ho avuto un po' la sensazione, dimmi se sbaglio, leggendo il libro, che quei due giornalisti, il più giovane potevi essere tu e il più anziano poteva essere anche il tuo papà, che qualche volta nelle serate invernali ti raccontava, incazzato dalle tue domande, i vari aneddoti del tour. In realtà il babbo non parlava, in casa non parlava molto della sua carriera, e questo è un po' un tratto comune che avevano tutti i ciclisti di allora, devo dire. Finita quell'esperienza della loro vita, insomma, poi iniziava una nuova fase della loro vita, e insomma, era un lavoro, e quindi di conseguenza non è che ne parlassero poi così tanto. Certo, delle cose venivano fuori, ci mancherebbe altro, la famiglia qualcosa se ne parlava, ma babbo più che altro usciva fuori con delle cose estemporanee, con delle piccole perle che ogni tanto diceva. Per esempio, mi ricordo una volta, noi andavamo sempre in vacanza a Bilancino, il suo paese natale, d'estate, passavamo un po' di giorni, una quindicina di giorni lì sempre, e con il babbo andavamo spesso a pescare. Il babbo era bravissimo a pescare con le mani, come tutti i mugellani, andavamo nella sieve, andavamo alle mani, andavamo sotto i sassi, nell'acqua, e riuscivamo a tirare fuori i pesci e buttarli a riva. E mi ricordo una volta, ci andavamo in macchina, ci spostavamo, andavamo verso appunto il luogo dove si doveva andare a pescare, e il babbo si guardò intorno così estemporaneamente, uscì fuori dicendomi: ma ti rendi conto, io sono un ragazzo di Bilancino, di questo posto sperduto, e per un giorno ho avuto Parigi ai miei piedi. Ecco, questa cosa mi è rimasta molto, molto impressa. Ecco, ma poi il babbo diceva queste cose qui, appunto, un po' a spot. Senti, e di tuo padre come ciclista, se si leggono le cronache dell'epoca, ce lo raccontano come un ottimo scalatore, ma soprattutto forse il più grande discesista di tutti i tempi. Ora è difficile nello sport stilare una classifica per comparare campioni di epoche diverse, però era sicuramente un maestro della discesa. Tant'è vero che ci sono espressioni del libro che ti chiedo, per esempio: scendere a bara aperta è un'espressione un po' forte, ma si capisce da sé che cosa significa. Sì, sì, è un'espressione tipicamente francese, usata dai giornalisti francesi, a tombe ouvert, a tomba aperta, appunto, significa scendere al massimo delle possibilità, rischiando ad ogni curva di cadere, quindi anche con le estreme conseguenze. Sì, babbo era un discesista straordinario, fortissimo. Ora non so se è il più grande di tutti i tempi, comunque sicuramente uno dei più grandi cesisti del ciclismo ha annoverato. Essere forte in discesa, lo scrivo anche nel libro, è una cosa particolare, perché essere forte in discesa non si allena, si può allenare tutto, ma per essere forte in discesa bisogna avere una dote che è innata, che è il coraggio. E il coraggio a babbo non mancava, devo dire. Fin da piccolo, quando si buttava dal ponte sulla Sieve, nell'acqua, nel fiume, insomma, ecco, il coraggio sicuramente non gli è mai mancato. E anche sui racconti degli altri ciclisti, tutti sono rimasti impressionati da questa sua dote. Pan Bianco diceva che si accorgeva che arrivava il babbo in discesa, quando va sopra, arrivava i sassolini e la brecciolina che il babbo spostava nelle curve, ecco, per darti un'idea di come scendeva. E molte delle corse che ha vinto, le ha vinte proprio in discesa. Parlavo prima del Giro d'Italia sempre del 60, quando fece questo duello incredibile con Jacques Anquetil. Babbo aveva pochi secondi di distacco a quella tappa lì, anche lì, che aveva la maglia rosa, e sapeva benissimo che se voleva vincere quel giro lo poteva vincere soltanto scendendo dal Gavia, ed arrivando quindi prima in cima alla seta del Gavia, aveva la possibilità di scendere da solo giù. E così fece, riuscì a conquistare quei 10-15 secondi in vetta alla salita, in vetta al Gavia, e poi gli permise di andare giù da solo. E chi ha visto quella discesa ha raccontato che è uno spettacolo straordinario. Insomma, il babbo scese giù in maniera incredibile, disegnando delle traiettorie impossibili e conquistando in fondo alla discesa la maglia rosa. Quindi, insomma, scese in una maniera pazzesca. E poi, come dicevo prima, soltanto per una serie di circostanze, aiuti che ebbe in quella corsa per andare a recuperare un po' di terreno, il babbo perse il Tour d'Italia soltanto per 28 secondi, un'inezia,
A noi che siamo aretini, quando si parla di Gallia ci viene subito in mente anche Franco Chioccioli, che sul Gallia ci ha perso un Giro d'Italia l'anno in cui forse andava più forte rispetto a quando effettivamente poi l'ha vinto. Ma tornando alle discese, ho letto anche di un'altra discesa che ha fatto storia, la discesa dal Terminillo in un altro Giro d'Italia in cui De Zan si aspettavano che arrivassero le moto del Giro d'Italia che precedevano l'arrivo dei ciclisti e invece apparve da dietro la curva Gastone Nencini e Carlesi, che in quel momento erano in fuga, che avevano anticipato anche addirittura le moto, questo per dire. E è stata anche un po' la discesa che è stata la protagonista di quel tour del 60, perché in quel tour il suo diretto avversario era Rivière. Ci vuoi entrare un po' nel dettaglio di questa rivalità e che cosa successe? Purtroppo ha anche una parte tragica quel tour per Rivière. Sì, Roger Rivière era in quel momento l'idolo dei francesi e in qualche modo andava a sostituire Jacques Anquetil, che francamente, a quanto ho capito, non entrò mai completamente nel cuore di Francesco, un grande campione, ci mancherebbe altro, ha vinto e strappato. Però insomma, aveva degli atteggiamenti, soprattutto nella vita privata, che Francesco, perlomeno una parte della Francia, quella diciamo della provincia francese, delle campagne, insomma, non erano molto, molto carini. Rivière invece rappresentava un po' il ragazzo della porta accanto, no? Bello, giovane, timido, riservato, insomma, poi anche lui un grande campione, perché veniva già dalla vittoria del record dell'ora, del campionato del mondo su pista, insomma, aveva tutte le chance, fra l'altro, quell'anno di poter vincere il Tour de France. E fin dall'inizio, in sostanza, si profilò questo duello fra Gastone Nencini e Roger Rivière. E fino a che punto non ci fu il fatto tragico del Perjuré, così andò, insomma, Abbo conquistò la maglia gialla, con Rivière sempre a pochi minuti secondo in classifica, a pochi minuti di distacco da lui. Quindi questo duello si sviluppò fin dalla prima tappa, praticamente, la tappa, o meglio, dalle due semitappe, perché a Bruxelles si correva in due semitappe, la prima in linea, la seconda a cronometro, dove Babbo appunto conquistò la maglia gialla e con Rivière che vinse la cronometro del pomeriggio, si attestò subito come il principale rivale del Babbo. E così fu per tutte le prime tappe. Rivière andò poi un po' in crisi sui Pirenei, nelle tappe dei Pirenei, fino a questa maledetta discesa del Perjuré, questa tappa, dove Rivière appunto in una curva riuscì a controllare la bicicletta, cadde e con gravi conseguenze, anche perché ovviamente abbandonò il tour e si ritirò, ma poi insomma, a causa di due fratture alle vertebre rischiò anche di rimanere paralizzato. Così non fu, fortunatamente, però insomma, ecco, lì in quella discesa finì la sua carriera. Ecco, un momento di crisi in quel tour c'era stato anche per Gastone, che a un certo punto voleva ritirarsi. Ci sono le lettere che scrive la tua mamma e dice: domani torno a casa. Sì, perché quel tour tutto fra fu un tour molto particolare, per un semplice motivo, che ci fu una specie di, come dire, di piccolo colpo di stato, di rivoluzione all'interno dell'organizzazione italiana del ciclismo, e cioè l'associazione ciclisti professionisti italiani riuscì a ottenere proprio quell'anno dalla federazione l'autonomia che venne concessa, anche perché nel 1960 c'erano le Olimpiadi a Roma, e quindi anche per non causare all'interno del movimento ciclistico una sorta di guerra civile fu concessa l'autonomia a questa associazione professionistica, dietro la quale in realtà sembra di capire si nascondessero più che altro i patron delle squadre professionistiche italiane, che avevano bisogno e volevano più potere decisionale, più potere politico all'interno del ciclismo. Ovviamente erano quelli che ci mettevano i soldi e quindi tanto pretendevano. Quindi il tour nasce con questo presupposto. La federazione concede a questa associazione ciclisti professionisti l'autonomia, però a una condizione, che comunque Binda sia il selezionatore, fra virgolette, il direttore sportivo di quella squadra.
Ma Binda in sostanza è un personaggio che viene messo lì politicamente, non ha veramente il potere che può e deve avere un direttore sportivo. Tant'è che la squadra non viene selezionata da lui, ma sono i corridori stessi che facevano parte di quell'associazione civisti professionisti italiani che si autoselezionano, un atto di autodeterminazione in sostanza. Quindi il tour nasce con questi presupposti, quindi con una squadra che non ha una guida forte, una guida importante, autorevole, e quindi con i corridori si sentono un po', come dire, la possibilità di gestirsi per conto loro e di tirare ovviamente l'acqua al proprio mulino, sospinti anche dai patron delle squadre nazionali, squadre professionisti italiane che avevano dietro le spalle. Quindi succede già fin dalle prime tappe che all'interno della nazionale italiana, a quei tempi il tour va ricordato, si poteva per nazionali e non per squadre di club, fin da subito cominciano i primi atleti, le prime attività anche tra i corridori stessi. Quindi era una sorta di campionato del mondo a tappe, insomma. Sì, in sostanza sì. Basta pensare che Babbo vince la bandiera gialla alla prima tappa, ma poi la perderà nella tappa di Dieppe, cioè due tappe dopo, in virtù di una fuga in cui entra dentro anche De Filippis, che collabora a questa fuga. Quindi la fuga arriva in porto con dei minuti di vantaggio e Babbo perde la maglia. Quindi De Filippis, come dire, in qualche modo è anche artefice di quella cosa. Babbo, quella sera stessa, ovviamente, imbelvito, si rivolge a Binda e dice che può tornare a casa, perché così non ci sta a fare quel tour, non ci sta a fare nel libro lo scrivo la figura del fesso. Si accorge che tutti vogliono cercare di tirare l'acqua a proprio meno. Binda, che nonostante non abbia, come dire, grande potere decisionale, però ha da sempre storicamente un forte potere diplomatico, diciamo così, riesce in qualche modo a placare il babbo, a convincerlo a rimanere, e cerca di riaggiustare un po' la situazione sempre diplomaticamente. Però insomma, nella squadra italiana c'è un bel fermento e grande scontro anche fra i corridori, cosa che c'è comunque anche nella squadra francese, perché anche la squadra francese con Bidot, anche lì non c'è a quel tour perché aveva vinto il Giro d'Italia e non si sente di correre anche il tour, il capitano è Rivière. Però c'è anche Anglade, ci sono altri corridori forti, e Bidot, nonostante sappia che Rivière è più forte di tutti, però come Binda non prende decisioni fin dall'inizio, cerca di capire cosa succede durante le fasi del tour. Quindi sia la nazionale italiana sia la nazionale francese vivono, specialmente nelle prime tappe, momenti di forte tensione all'interno. Ci sono degli episodi, degli aneddoti che ci servono anche a capire che era un carattere forte, per esempio l'indigestione che prende prima di quella che viene chiamata, credo, il giro della morte, se non vado errato, sulle tre salite più dure di quel tour lì, legata a delle foto che lo ritraggono alla fine della tappa con la sigaretta in bocca dietro al palco della giuria, e l'aneddoto del vino, che non so se è di fantasia in quel caso del lettore, del vino bianco inventato dal quindicenne che aiutava all'organizzazione, poi ce lo dirai all'esito di questa domanda, o se è veramente realtà. No, sì, allora, babbo, sono tre domande in una, scusa. No, figurati, ci sono nel libro. No, il babbo aveva sì un carattere forte. E il babbo però, come dire, questa è una cosa che dice la mamma, amava le cose belle della vita, fra le quali anche mangiare, per esempio, anche un buon bicchiere di vino ogni tanto. Sì, l'episodio dell'indigestione succede proprio il giorno in cui Babbo conquista la maglia gialla. La sera ovviamente la squadra festeggia, tutti festeggiano, e Babbo mangia e beve anche, tant'è che il medico della squadra gli si avvicina e dice: guarda, Gastone, cioè, non mi ha finito qui oggi il giro, cioè il tour continua, rischi di stare male poi durante la notte. E Babbo, evidentemente euforico anche per la conquista della maglia, continua a mangiare e a bere, e la notte si sente male, passa una nottataccia, e la mattina si vergogna ad andare dal medico della squadra, che lo aveva avvertito, l'aveva messo in guardia, e va al medico invece del Tour de France, che gli darà un'aspirina e via, e lo fa ripartire. Ma i francesi si accorgono che non ci non sta bene, e quindi poi in quella tappa, come dire, lo attaccheranno.
Sì, era fatto così. Ma quelle cose, l'episodio che dicevi te, anche quello è vero. Succede una cosa particolare a quel tour. Viene a mancare l'organizzatore della carovana del tour. Muore pochi giorni prima dell'inizio del tour. Questa cosa ce l'ha raccontata proprio il figlio, a cui viene data la responsabilità, un ragazzino di 15 anni, fra l'altro, gli viene data la responsabilità di gestire la carovana del tour. Gestire la carovana del tour non è cosa semplice, eh? Cioè bisogna mettere d'accordo gli sponsor, bisogna come dire, stabilire quali sono le gerarchie, chi passa prima, chi passa dopo, no, una cosa complicata. E questo ragazzino invece gestisce questa cosa in maniera egregia, ma anche un'idea geniale a un certo punto, per, come dire, stuzzicare un po' la fantasia della gente, dei giornalisti, eccetera. Fa trapelare notizia che Nencini ad ogni arrivo di tappa gradisce bere un bel bicchiere di vino bianco, cosa che non era assolutamente vera. Però cosa succede? Si scatena una bella bagarre, perché i produttori di vino vogliono fare lo sponsor della situazione, quindi si promuovono come sponsor di una possibile iniziativa, ma non solo, i tifosi, gli appassionati all'arrivo di una tappa si presentano al Babbon con una bella bottiglia di vino bianco francese da offrirgli. È una cosa divertente. E quindi andiamo avanti, supera i Pirenei, c'è la tragedia di Rivière, anche Gastone casca dalla bici, ha una brutta caduta, però per fortuna senza conseguenze, e mi sembra in discesa anche lui, e riesce a superare, diciamo, l'inferno dei Pirenei per arrivare poi alle montagne storiche. Ci sono tutte, c'è l'Isoal, c'è il Mont Ventoux, e per arrivare poi al Parco dei Principi a Parigi con la maglia gialla. Intanto giova ricordarlo che sono sette gli italiani fino ad oggi che hanno vinto il tour, e lui è il quarto dei sette in ordine cronologico: sono Bottecchia, Bartali, Coppi, Gimondi, Pantani e ultimo Nibali. Quindi lui si colloca prima di Gimondi, dopo Coppi e prima di Gimondi. Per questo dico che forse ha avuto fama molta meno di quella che meritasse, poi torneremo in chiusura anche su questo argomento. Però c'è un episodio bello anche dal punto di vista politico. C'è De Gaulle, e a questo punto io ti faccio una domanda che il giornalista anziano fa al giornalista giovane, e chiedendogli se aveva letto Il giorno dello sciacallo, un libro di Farsit. Perché? Perché l'episodio di Colombelle Sant'Eglise, il paese Charles de Gaulle andava a riposarsi, è un episodio molto, molto particolare in quella storia del tour. Allora, va detto ovviamente che il tour, quello del 1960, nasce sotto un segno politico molto forte, che è quello della possibilità che intravede l'organizzatore del tour di in qualche modo omaggiare De Gaulle, perché quello del 1960 siamo in piena crisi algerina, della rivolta in Algeria, del tentativo di autodeterminazione del popolo algerino contro la colonizzazione francese, e in quel periodo Charles de Gaulle è in grossa difficoltà dal punto di vista politico. Quindi l'organizzazione del tour pensa di omaggiare, per esempio, Charles de Gaulle facendo partire il tour dal suo paese natale. Proprio per dare un segnale forte al paese. Il segnale forte è il tour è con Charles de Gaulle. Quindi la Francia, perché la Francia è il tour, storicamente, è con Charles de Gaulle. Quindi, come dire, il tour nasce sotto questa impronta politica molto forte. Si corre tutto il tour, ci sono tutta una serie di episodi che hai anche citato, per esempio la caduta del Babbo scendendo l'Isoar, ed è significativa quella caduta, perché siamo alle ultime tappe del giro. Si scala l'Isoar e per l'ennesima volta Binda si comporta in maniera molto ambigua, cioè fa andare in fuga in prossimità della Casse de Sette, quindi vicino alla vetta dell'Isoar, Massignan e Battistini. Massignan e Battistini che partono e vanno via, quindi in sostanza due scalatori forti lasciano la maglia gialla da sola a difendersi contro gli altri. Tant'è che devo ricordare che poi all'arrivo a Briançon ci sono gli abbuoni, 30 secondi di abbuoni a chi vince la tappa. Tant'è vero che Babbo, preoccupato, perché Battistini è uno, insomma, fino all'inizio
Sì, è vero, è un ragazzo giovane, è il primo tour che fa, però è in grande forma. Binda fino alla fine non prende mai una decisione definitiva, anzi lancia continuamente Battistini, lascerà addirittura una dichiarazione che farà infuriare Babbo, cioè quella che proprio sembra prima della tappa dell'Isoar, dirà: a me non importa chi vince il tour, anzi se è Battistini ben venga, l'importante è vincere questo Tour de France. Ovviamente detto con Lencini maglia gialla, lascio immaginare cosa sta a significare. Comunque in quella tappa Battistini e Massignan arrivano primi su Isoar, si buttano giù in discesa e Babbo teme talmente Battistini che anche lui va giù a tomba aperta, come si suol dire, è costretto ad attaccare in discesa per cercare di non far prendere molto vantaggio a Battistini, e rischia così tanto che addirittura nella discesa di Isoar cadrà per fortuna non senza conseguenze, perché a differenza di Righiera, poi vuoto dopo la caduta, Babbo fortunatamente troverà un prato e riuscirà a rimontare in bicicletta e arrivare poi a Briançon. Un altro episodio importante è che proprio quella sera poi a Briançon, nell'albergo, alla fine della tappa, gli uomini della Carpano, cioè della squadra del Babbo, andranno da Binda e insomma a muso duro gli faranno presente che Lencini ha la maglia gialla, che non doveva essere lasciato solo, e lo accusano anzi di aver parteggiato apertamente per la Legnano. Massignano e Battistini erano uomini della Legnano, Binda, grande amico di Pavesi, che su quel tour in qualche modo comunque controllava un po' la situazione, quindi lo accusano appunto di aver fatto il gioco della Legnano. Binda risponderà no, che non è assolutamente vero, e che lui interessa portare la vittoria finale a Parigi, e Giacotto, direttore sportivo della Carpa, dirà: guardi, non si preoccupa, perché la maglia gialla la porterà a Parigi, ma per sua sfortuna saranno Lencini a vincere questo tour, non nessun altro. Quindi, come dire, questo a significare come le tensioni forti che c'erano in quella corsa, in quel Tour de France. Ecco, ma ti avevo chiesto di De Gaulle, perché De Gaulle decide... Poi c'è questo episodio particolare. Allora, appunto, il Tour, come dicevo, nasce all'insegna questo segno forte politico. A Colombey de Saint-Église, il paese di Natale, il paese dove Charles de Gaulle va a passare le vacanze, dove va insomma a riposarsi, il tour transiterà. Allora, siamo, come dicevo, in una fase molto complicata per lui. Sta gestendo la questione algerina in quel momento contro chi lo ha messo al potere, cioè contro parti della destra francese, contro i coloni che lo avevano, come dire, messo presidente della Repubblica. Sta gestendo la situazione contro di loro, cioè decide a un certo punto, sotto le pressioni internazionali, di cominciare a ragionare e a parlare di poter dare l'indipendenza all'Algeria, ovviamente scatenando le ire della destra francese e dei coloni francesi in Algeria. I servizi segreti francesi lo avvertono che si sta preparando un attentato contro la sua vita. Quindi Charles de Gaulle, all'inizio del tour, ma prima direi, sparisce dalla circolazione, scompare completamente. Uomo pubblico invece era, come dire, abituato a essere sempre presente, per un mese e mezzo scompare letteralmente dalla circolazione. Fino a quando quel giorno appunto si presenta mentre transita il tour viene fermato, ovviamente la sosta era stata programmata, viene fermato e Charles de Gaulle è lì sul bordo della strada a salutare i corridori. Il tour si ferma, Godet presenta il babbo a Charles de Gaulle e gli dice: mio presidente, questo è Gastone Lencini nella maglia gialla, l'italiano Gastone Lencini nella maglia gialla, è rimasto famoso. De Gaulle lo corregge e dice: il fiorentino Gastone Lencini, e si complimenta: lei ha combattuto questo giro in maniera magnifica e si merita l'arrivo a Parigi. Il giornalista però fa notare una cosa fondamentale a questo ragazzo dell'intervista, fa vedere le foto e gli dice: guarda bene queste foto, cosa noti di particolare? Ragazzo, guarda, cioè, è niente di strano. Dice: guarda meglio, non c'è un poliziotto, non c'è una guardia del corpo, Charles de Gaulle è in mezzo alla gente, così, tranquillamente, in mezzo come un semplice tifoso. E gli spiega qual è il significato di questa cosa. In quel momento Charles de Gaulle, come dire, in qualche modo ritiene necessario lanciare un segnale forte alla Francia, ma non soltanto alla Francia, a chi ipoteticamente attenta alla sua vita.
io sono Charles de Gaulle, io non ho paura di niente, sono qui in mezzo alla gente e a dimostrare quello che so. Ecco, questo è quello che si nasconde, oltre ovviamente alla stima di Charles de Gaulle per il Babbo e la volontà, insomma, il tour è sempre il tour, cioè, la cosa in Francia è la cosa, uno degli avvenimenti più importanti dell'anno. Oltre a questo c'è anche questa piccola storia, tra virgolette, di spionaggio che si cela dietro a questo episodio. E sulla quale credo sia stato questo libro, riferimento del giorno si arriva al Parco dei Principi e Gastone vince la maglia gialla, siamo anche noi in conclusione, poi salvo un appendice sulle eventuali foto che Comanducci ci vorrà proporre e che ha trovato con grande maestria, anche adeguate all'oggetto della discussione che facevamo, che abbiamo fatto e che continueremo a fare ancora per qualche minuto. Si arriva a Parigi, Gastone sul palco, sul podio della premiazione, interrompe la cerimonia per mandare fiori a Rivière, che era in ospedale. E questi episodi, De Gaulle, Rivière, il personaggio di Gastone Cini ha fatto sì che è un personaggio amato dai francesi. Ora, dire che i francesi amano Nencini più di quanto facciano gli italiani mi sembrerebbe un po' forte, però un po' di verità forse questa frase ce l'ha, e ce l'ha probabilmente anche per quel discorso della fama che dicevo io in passato. In fondo è uno che ha vinto Tour, Giro, ha rischiato di fare l'accoppiata Tour e Giro nel 60, cioè è tra i grandissimi del ciclismo di tutti i tempi. Sì, si conosce degli addetti ai lavori, però per altri sono stati scritti molti più libri, film. A Gastone gli è stata, sì, c'è una targa sulla salita della Futa, gli è stata dedicata, credo, la cronoscalata della Futa, che fu iniziata l'anno dopo, dopo la prima edizione lui morì, se non ho letto male, e c'è un canale televisivo sul digitale terrestre interamente dedicato a Gastone Cini che parla del ciclismo. Però forse è per questo che io ti ringrazio per aver scritto questo libro, che solo tu potevi scrivere in questo modo. Ci hai dato mille motivi in più per amare più di quanto già lo facessimo per conto nostro a figura di Gastone. Condividi questi miei giudizi, soprattutto sia sull'amore dei francesi, è per questo che in apertura ho detto che è una storia d'amore anche tra il campione e quelli che per strada, ma soltanto per strada, erano sembrati i suoi nemici, e anche le considerazioni sulla fama di Gastone. No, sicuramente. Io ne ho la sensazione, la percezione netta quando vado in Francia. In Francia ci vado spesso e l'affetto e il ricordo che c'è del Babbo è forte, insomma, ecco, assolutamente. In Francia il Babbo è assolutamente molto amato. E proprio l'episodio che citavi te del Parco dei Principi è una delle cose che ha fatto amare il Babbo, oltre al modo di interpretare la corsa, oltre anche al suo modo di vivere, anche per questo era amato dai francesi, ma quell'episodio lì è rimasto veramente impresso nella memoria degli appassionati e dei tifosi francesi. Appunto finisce il Tour de France, ci sono le premiazioni, viene consegnato il mazzo di fiori al vincitore, e il Babbo interrompe la cerimonia, chiama Marcel Bidot, che era il direttore sportivo della nazionale francese, lo chiama vicino a sé, gli consegna il mazzo di fiori e gli chiede di portarlo in ospedale a Roger Rivière. Chi era presente dice ci fu un attimo di silenzio fra il pubblico, e poi il Parco dei Principi espose un applauso fragoroso che durò per diversi minuti. Questo è stato uno degli episodi che hanno fatto amare il Babbo, ed è assolutamente per così. Fino a pochi anni fa, se ci arrivava delle richieste di autografi, eccetera, di foto, arrivavano dalla Francia, assolutamente, da tifosi francesi e degli appassionati francesi. E sono appunto quattro, lo dico nel libro, quattro episodi che fanno di Vettura un tour particolare. La caduta di Rivière, senz'altro, l'episodio di Charles de Gaulle, ma anche questo episodio del parco dei Principi, insomma, ecco, è rimasto sicuramente importante. Poi è vero, il Babbo, come dire,
per molto tempo è stato un personaggio del ciclismo, fra virgolette, un po' dimenticato. Siamo stati noi della famiglia, grazie anche a mia sorella Elisabetta, soprattutto, che ha fatto in modo che la figura del babbo venisse rivalorizzata. È stato dimenticato forse anche perché il babbo vince sia il Giro del Tour in un periodo particolare del ciclismo, secondo me. Era finito il ciclismo, quello eroico, epico, diciamo, quello dei Coppi, dei Bartali, dei Kubler, e non era ancora iniziato il ciclismo quello moderno, che inizia, diciamo, con Gimondi e con Merckx, con la vittoria di Gimondi anche lui al Tour. Quindi il babbo vive un po' questa terra di mezzo, dove comunque il ciclismo era uno sport importante e seguitissimo. Io penso anche per questo, in qualche modo, forse il babbo non sia stato molto, molto ricordato. E anche forse perché aveva un carattere particolare. Aveva un carattere particolare, era un uomo molto riservato, non si concedeva con grande entusiasmo ai giornalisti, era anche un personaggio molto schietto, e quindi se aveva qualche cosa da dire che poteva andare controcorrente, la diceva. Alfredo Martini diceva anche forse per questo il Babbo non ha vinto molto, perché non era molto incline ai compromessi, anche in corsa, no? Insomma, forse ha pagato anche questa cosa qui, insomma, l'essere poco ricordato. Ora, fortunatamente, devo dire che invece, insomma, la sua figura è stata riportata come merita, insomma, viene molto più ricordato rispetto a prima, e ripeto, questo però per merito anche della famiglia, soprattutto, che ha lavorato in questo senso. Ricordiamo il suo soprannome, la dice lunga, era il Leone del Mugello, forse chiaramente per come interpretava le corse dal punto di vista tecnico. E qui concludo con le domande, poi chiedo all'assessore Marcello, che ringrazio per la regia che ci ha fatto, di mandare in onda i filmati e le immagini che aveva preparato, così magari ce le commenti insieme, le commentiamo insieme e ce le commenti indicando a quali episodi in particolare si riferiscano. Concludo con una mia idea che mi sembra di aver colto nel libro. Ho detto che ha vinto il Tour insieme a campioni del calibro di Bottecchia, Bartali, Coppi, Gimondi, Pantani, Nibali. Però forse lo accosti a un corridore che neanche ha visto lui correre, perché mi è sembrato di trovare un filo che lo lega a Pantani, sia per quello che diceva Gastone, quando appunto ai più ricordava che per vincere bisogna morire più degli altri, e invece più o meno la stessa frase la diceva Pantani quando gli chiedevano, non so, ci sono delle domande sui cardiofrequenzimetri, ormai si era arrivati al ciclismo moderno, e lui diceva: io non lo uso, quando sento che mi scoppia il cuore so che devo, a quel punto lì devo andare ancora più forte. E più o meno sono frasi che si assomigliano. Sia per le montagne francesi che ricordi nel libro, il Mont Ventoux di Soar, è esatta questa mia sensazione oppure la ritieni sbagliata? No, certo, per certi versi assolutamente questo paragone è corretto. Io lo trovo più vicino, se dovessi proprio paragonarlo al ciclista di oggi, a Nibali, corridore completo, no? Andava forte Nibali con il babbo dappertutto, in salita, in discesa, al cronometro. E anche un po' come carattere, mi sembra che assomigli in qualche modo a Nibali. Nibali mi sembra anche lui abbastanza introverso come persona, abbastanza riservata. Ecco, se dovessi fare un paragone lo avvicinerei più a Nibali, però è vero, assolutamente certi tratti sono simili a quelli di Pantani, come sono simili, devo dire, a molti altri campioni. Ecco, guarda, Quelli hanno molte cose in comune, insomma. iniziano a scorrere le immagini. Questo è Gastone. La famosa stretta di mano fra Babbo e Charles de Gaulle a Colombe de Saint-Église. Qui invece questa è la caduta di Rivière, la caduta di Rivière sul Perjolais, un evento tragico che scioccò tutti, scioccò i francesi, scioccò l'opinione pubblica. Come ti dicevo, Rivière era molto amato. Questa invece è la cronometro di Besançon. La cronometro di Besançon, e qui addirittura la fotografia è significativa perché la cronometro ha già superato Junkermann, che era partito 2 minuti prima di lui. Questa invece è la foto di famiglia, siamo io e Babbo e la mamma a Viareggio, al Bella, mare. bellissima. E
Ecco, questa è una foto bellissima, secondo me, e questo è l'episodio più significativo, diciamo che ha determinato il Tour de France e forse quello significativo della vittoria del Tour de France per il Babbo. Questa è quella che fu nominata poi la fuga dei capitani. La tappa è quella, se non sbaglio, di Laurent, è una tappa incredibile. Devo dire un'altra cosa, fra l'altro, che questo Tour de France fu corso tirato alla morte dall'inizio alla fine, tant'è che Babbo vinse stabilendo la media record del Tour de France di 37 km e passa, quindi fu una tappa, e Babbo lo dice anche in alcune interviste, che se qualcosa si ricorda del Tour è che veramente furono tappe alla morte dalla prima fino all'ultima. In questa tappa qui, che ecco, questa è sempre una foto che si riferisce a quella tappa, il Babbo, se non sbaglio, era settimo in classifica, aveva un ritardo di 7 minuti, e lì capisce che è il momento di, come dire, di prendere un po' in mano il destino della corsa. Ci sono una serie di tentativi in quella tappa, parte prima Rivière, il Babbo lo va a riprendere, decide che non è il momento giusto, ancora è troppo presto, quindi non collabora al tentativo di Rivière, rientra, e dopo poco parte il Babbo con una coltellata al gruppo, proprio incredibile, parte gli va a ruota Rivière e si attaccano Junkermann e Adriansen. Quindi parte una fuga fra Junkermann, il Babbo, Adriansen e Rivière, i quattro capitani delle nazionali più importanti, Italia, Francia, Belgio, e fanno una fuga incredibile di 70 km ad una media pazzesca, e fanno questa fuga tipo a 50 km di media, aggrediscono la strada come non mai, arriveranno poi all'arrivo con 15 minuti di distacco dal gruppo. Va ricordato una cosa, che quando si parla di problemi fra le squadre, la maglia gialla in quel momento ce l'aveva Anglade, un francese, e Rivière gli va a prendere la maglia gialla. Quindi anche lì mi piace immaginare la squadra francese cosa succede, insomma, ecco. Però quella fu una tappa incredibile per il Babbo, per quel Tour, ma che veramente è entrata nella storia del Tour de France. Questo invece è Babbo con il Filippis. Non so se ci sono altre immagini. Ecco, questo invece è l'episodio che ti dicevo prima, che era ambientato anche te. Il Babbo, appunto, al Parco dei Principi, chiama Bidot e gli consegna il mazzo dei fiori da portare a Rivière in ospedale. E qui invece, ecco, anche questa foto è bella. Questa è la foto del Babbo e di Rivière. È interessante notare l'espressione dei due corridori. Il Babbo che guarda davanti a sé, ovviamente affaticato, e Rivière che sembra guardare che rapporto sta usando il Babbo in quel momento, che lo sta studiando. Molto bellina questa foto, molto interessante. E qui ha un arrivo di tappa che festeggia la maglia gialla. Ti ringrazio, Giovanni. C'è soltanto da ricordare che il libro è già in vendita nelle librerie, in tutte le librerie, credo. È edizione polistampa. Approfitto, tra l'altro, per salutare Antonio Fanfani, che è l'editore, mi ha dato la possibilità di fare questo libro, ci ha creduto fin dalla prima lettura, quindi con grazie anche a Antonio Fanfani con Stampa. Il titolo, l'ultima domanda, ecco, è sulla cresta dell'onda, perché, vabbè, è chiaro, è emblematico come titolo, ma quando si sceglie un titolo di solito ce ne sono altri 3 o 4 sui quali si è indecisi, se mi hai permesso sapere quali erano gli altri. Sì, certo, ce n'era un altro. In ballottaggio ce n'è stato un altro. Il titolo poteva essere Il più bel viaggio. Il più bel viaggio perché è riferito all'ultimo episodio che cito nel libro. Come ti dicevo, l'amore fra il Babbo e la mamma era un amore molto, molto complicato. E alla fine del tour, in sostanza, la mamma, che non vedeva il Babbo, erano oltre 2 mesi, perché il Tour de France, ma poi dopo il Tour de France si correva. La maglia gialla veniva invitata per tutte le riunioni in pista, circuiti che venivano fatti in Francia e in Belgio, ed era lì dove come dire, i corridori guadagnavano abbastanza. Quindi Babbo si fa tutto il tour e si fa tutte queste riunioni in pista e circuiti. Quindi la mamma lo vede a fine agosto, Babbo torna a Firenze ad agosto, dal primo luglio che era partito, e ovviamente avevano una gran voglia di vedersi. Però non sapevano come fare, la situazione era difficile, era complicata. Allora decidono,
questo lo racconta la mamma, di vedersi alla stazione di Bologna. Cioè, prima che il babbo arrivi a Firenze, la mamma sale sul treno da Bologna, a Bologna. Va al treno, va nel suo scompartimento e racconta la mamma, fanno l'amore da Bologna a Firenze. E la mamma dirà appunto, io ho viaggiato tanto, ma quello è stato il più bel viaggio della mia vita. Per questo poteva essere il titolo del libro. Bene, grazie Giovanni. E ora lascio la linea alla regia per sapere se ci sono delle domande da rivolgere all'autore del libro. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie per questa bella presentazione. Due domande. Una per Giovanni, ed è questa. Abbiamo parlato di amore, amicizia, passione, coraggio. Qual è l'eredità che Giovanni, figlio Giovanni, ha raccolto da babbo Gastone? Se devo parlare di la correttezza nei rapporti. Sicuramente la correttezza nei rapporti. Babbo era una persona che tutt'oggi viene ricordato per questo motivo, sia dai corridori che hanno corso insieme a lui, che hanno vissuto questa splendida avventura del ciclismo, sia da tante altre persone. Ecco, viene ricordato per l'onestà e per la correttezza nei rapporti. Questa sicuramente è la cosa che mi ha trasmesso, a cui tengo particolarmente. E poi una domanda per Mauro. Come è stato leggere questo libro e come mai questo libro può essere molto interessante anche per chi non è appassionato e esperto di ciclismo? È stata una cosa piacevole perché pensavo all'inizio che si trattasse di un libro di ciclismo. Io sono appassionato di ciclismo e non mi spaventava l'idea di leggerlo, anzi mi avrebbe fatto piacere, però di fronte a un libro nozionistico di una... un evento che è avvenuto nel 1960, pensavo che potesse essere una cosa riservata soltanto a pochi. Invece ora non vorrei sminuire la parte tecnica e ciclistica del libro, ma secondo me tutto è meno che un libro sul ciclismo, quindi è un libro per tutti, anzi anche per quelli che di ciclismo non ne sanno niente, non sono appassionati. Per cui è stata una esperienza veramente piacevole che mi ha fatto passare dei bei pomeriggi in questo periodo che ne avevo veramente bisogno, per questo che il ringraziamento è ancora più forte. È stata una lettura piacevole che consiglio a tutti indistintamente. Grazie. Grazie a voi.